E la prima challenge di questo capitolo 4, signori, è proprio quella di Hulk. Dopo aver shoppato questa bellissima skin, come potete intuire, oggi potremo vincere utilizzando solamente armi verdi. Ragazzi, la prima challenge in questo capitolo è super difficile già vincere le partite perché sono tutti forti ed è molto casuale il gioco con tutte le armi straforti che ci sono. In più fare una challenge solo armi verdi sarà veramente complicatissimo. Però oggi ci proveremo, signori. Un altro big, per favore? No, niente. Cesta Angelica, opla, apriamola subito, vediamo cosa ci dà. Un bel big e anche un pompa singolo verde, mi piace, mi piace. Però vorrei trovare qualcosa che non sia un pompa in questo momento, raga. Ti prego, qualcosa che non sia... una mitraglietta verde, super buona. Il martellone purtroppo non lo possiamo prendere, però raga, oltre questo piccolo problema non siamo messi per nulla male, eh. Se trovassimo anche un assalto sarebbe veramente il top. Intanto proviamo ad andare ad uccidere qualche persona che vedo già qua sotto. Guardate come si fightano qua dentro, raga. Guardate come cacchio si fightano. Boom! E l'abbiamo ucciso, aveva pure un bellissimo AR. Ok, adesso siamo messi molto molto bene. Qua dentro non c'è più nessuno. Il succo schiaffoso ce lo teniamo per le evenienze. Abbiamo anche due big. Quindi niente male questo inizio partita. Ci prendiamo anche la melma pescatrice, raga, che così ci prendiamo un sacco di meduse e abbiamo un sacco di vita. Tre meduse e si vola all'arrembaggio. E abbiamo pure trovato un lama. Ok, raga, sta partita inizia a farsi interessante. Abbiamo un loot incredibile. Per avere solamente armi verdi ci sta capitando il top, raga. Ci sta capitando solamente il top che ci può capitare. Quindi finiamo di uccidere questo lamello tutto bello. Opla, guardate. E adesso mi prendo le Chug Splash. No, anzi, ci teniamo i mini, dai, i mini. Mini più tre big, super OP. Qua davanti c'è qualcuno? Proviamo ad ucciderlo da lontano con l'arma. Ah, non sono riuscito per pochissimo, poca vita, raga. Sta volando col martellone sopra gli alberi. Che cacchio sta facendo? No, ah, c'ha l'arco ad onda d'urto. Ecco perché. Oh, qualcuno con l'auto qua dietro. Adesso uscirà sicuro. No, non esce dall'auto, raga. What? Cosa cacchio sta facendo sto tipo? Cioè, se ne frega, eh. Se ne frega, lui non esce mica dall'auto. Continua ad andare dritto. Aspettate, provo a distruggergliela. Quanta vita ha st'auto? Oh, oh. Vabbè, è immortale. Ci prendiamo un potenziamento. Facciamo ancora parkour, che deduco che sarà utile in questa partita, viste le armi schifose che abbiamo. Ce n'è uno qui, ce n'è uno qui, raga, e lui non sa. Lui non sa, sono tutto verde e mi nascondo nella natura. 33, shield, speriamo che non sappia da dove cacchio gli è arrivato un colpo. No, non lo so. 30 qua, mamma mia, 100, gli ho fatto un botto di danno. Bisogna pusharlo subito, raga. Ok, vai di mitraglietta. Ok, dove cacchio è? Non lo so. È qua dentro. Opla, e la seconda kill arriva con solo loadout verde. Pure lui stava facendo la challenge del verde, eh? Cioè tutto verde pure lui. Ci prendiamo lo scar, che mi piace un po' di più in questa stagione rispetto all'altra arma. Qua davanti c'è un altro tizio sulla motocicletta. Ok, 46 e scappa. Gli ho fatto due volte 46, ma sta scappando. L'altro 34 in testa, molto bene. Io, raga, voglio essere sempre full in questa partita, perché in sta season non si sa mai, eh. Vi può arrivare un colpo in testa, un razzo, un niente. Quindi sempre meglio essere full per non rischiare di morire. E basta però. Porco cavolo, raga, troppa, troppa roba. Fermi tutti. Questo qua mi vuole provare ad uccidere, ovviamente. È un nemico. Sarebbe strano il contrario, direi io. Ok, l'ho fregato. Ok, l'ho ucciso, perfetto. Grazie all'avversario che mi ha aiutato in questa bellissima impresa. Io ora mi fullo con i mini più il big e poi mi tengo il cannone da bevuta. E adesso c'ho pure un coso un potenziamento da prendere. Ok, un bel 99. Ma bisogna stare attenti, raga, che questo qua non è messo male. Ok, ci facciamo tutte le cure così possibili. Poi vorrei fare così. Ok. No, ok, l'ho ucciso, perfetto. Perfetto, 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 perfetto. Raga, super tosta, eh. Super tosta sta partita. Abbiamo
Queste qua non mi serve a niente. Riproviamo un nuovo potenziamento. Medico a bomba. Ok, medico a bomba è utile dato che mi serve un po' di vita. Andiamo a provare a trovare qualche chest. Mi prendo il big intanto al posto della mitraglietta. Tanto c'ho lo scar che fa più o meno da mitraglietta. Quindi bene, dai, va bene, va bene. Ci stiamo riprendendo in sesto. Però dovrei riprendermi il cannone da bevute. Ok, perfetto. Tu lo sapevi che ho creato da pochissimo un nuovo canale dove vado a reagire a tutti i video più belli e più divertenti del web? Quindi mi raccomando, cosa stai aspettando? Vai subito nel link in descrizione ed iscriviti al nuovissimo canale. C'è ancora il tizio sulla moto, raga, ma questo qua vola dappertutto. Si capisce niente, è impazzito. Ci abbiamo l'ultimo potenziamento da prendere. Ci prendiamo il guerriero dei moschi. Ci sta, ci sta. Qualcuno da dietro mi ha provato a sparare. Eccolo. L'infamello. L'infamello. Attenzione che qua bisogna uccidere qualcuno, eh. Provo a spaccarlo con le taniche di benzina. Ok. Uno e due. Perfetto. Demolito, raga. Ha poca vita. Ok. No. Orco cane. C'è altra gente. C'è altra gente. C'ha pure il martellone sto tizio. Ok, va bene. Dobbiamo provare a scappare, eh. Tanto ci facciamo una cosa di bevute. Aia, 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 aia. Molto male, molto male. Ah, oh, basta, basta, basta. Bro, cioè sto tizio lo devo per forza andare a pushare, eh. Perché sennò lui continua. Mi hai stufato, bro. Adesso ti vengo ad uccidere. Certo. Con pochi successi probabilmente, dato che mi stanno aprendo tutti, anche da dietro, dappertutto. Mi sa che non è proprio una bellissima idea, raga, eh. Sto un attimo qui, ho paura di tutta la gente che mi può sparare in questo momento. Quindi facciamo qualcosa di abbastanza sicuro. C'è qua dentro il cespuglio qualcuno. Sì, è quello di prima, raga. Sento anche dei passi, non so chi cavolo sia. Vabbè, andiamo via. Andiamo. No! No, 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 no. Cespuglio, questo qua non mi piace. Porca vacca, non riesco a salirlo. Non funziona il parkour. Ok, adesso funziona il parkour. Andiamo via. Qua ci stanno pure le meduse, quelle che volano, che ti danno la vita. Basta, 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 bro, basta, bro. Avengers! Orco cane! No, 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 no. Basta martelloni e cose del genere, vi prego, basta. Basta, 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 basta. Un attimo di calma, ragazzi, un attimo di calma. Lo devo andare ad uccidere, per forza. Questo qua è per forza da uccidere, però ho finito i materiali, quindi è molto complicato. Non so dove sia esattamente. Certo, certo, no, raga. Cioè, mi sembra ovvio! Con lanciarazzi! Tra tutte le armi che poteva avere, aveva il lanciarazzi! Mi sa che la solo armi verdi challenge in sto capitolo è veramente difficilissima, perché hanno tutti il martellone e il lanciarazzi e tutto, raga. Non si può fare, veramente super complicato. Comunque, comunque, finiamo di guardare questa partita a sto punto, per vedere un po' chi cacchio vince. Intanto c'è il tizio qua che mi voleva uccidere col martellone, che mi sa che tra un po' ci rimette le penne. E io un po' godo, eh. Speriamo che muoia subito in questo secondo, in questo preciso istante. Ce n'è uno su... Ecco, guarda, lo uccide col lanciarazzi! Mamma mia, quanto è forte il lanciarazzi in sto capitolo, raga. Troppo forte. È fuori di testa. È un'arma assurda. Cioè, sto qua si mette dentro la casetta. Non c'ha neanche materiali. Non ha nulla di... Occhio! Ecco, vedete? Tutti che si fightano col cacchio di lanciarazzi. Non si capisce nulla. Ha pure finito tutti i materiali, quindi probabile adesso ci morirà. Però può scappare col martello. E c'è pure un botto di shield qui davanti. Mi sa che lo shield l'ha tirato un po' male, eh. Mi sa che non voleva tirare. Non voleva tirarlo in quella posizione. Però va bene lo stesso. Dai, vatti a curare in mezzo a tutti. Tanto siete solo in 5 e tu non hai colpi, quindi, cioè, non hai neanche materiali. Mi sembra proprio un'ottima decisione. E non l'hanno sparato, raga. Che culo. Razzone lì sopra. No, ha editato la scala al pelo. Comunque, veramente voglio fare i complimenti a questo, perché è riuscito a non morire, che ha rischiato di morire 100 volte in 2 secondi. Quindi veramente tanta roba. Se vince lui, un po' mi dà fastidio perché mi ha ucciso. Però bravo, bravo, perché vuol dire che ha vinto dopo un grande... Bravo! Dopo un grande rischio di morte. Qua, raga, adesso ha un botto di loot contro altre due persone e sta trovando tutto. Però si deve sbrigare a lootare. Ciaghettina, io direi prendi il cannone da bevuta e togli tipo... No, no, non prende il cannone da bevuta, ok.
Oh, è un'altra kill portata a casa. Adesso è un 1v1. È un 1v1 contro l'ultimo tizio. Vediamo chi avrà la meglio. Lancia razzi in mano. Cannone, prova ad andare verso di lui. Lo hitta con lancia razzi. Bellissima giocata, anche se ha rischiato un botto. E ora gli manca solamente un hit tipo da 50 HP, forse anche meno, per portarsi a casa la partita. Io onestamente farei un po' il macello col cannone e dopo lancia razzi e finisci la partita. Però purtroppo non è riuscito a beccarlo. Quindi vediamo se riesce con l'ultimo lanciarazzi a fargli male. Non riesce a fargli male. Attenzione, lanciarazzi, spara un po' a caso. Spacca tutto, bro, spacca tutto. Vai così, perfetto. Uno, due, bravissimo. Più o meno, devi spaccare, eh. Devi spaccare tutto che così cade, perfetto. Lui purtroppo si è curato, raga. Un bel fight intenso, molto intenso come fight. Attenzione, vuole ricaricare il lanciarazzi per provare a fare l'ultimo final. Saltellino e non riesce. Occhio, prova col pompa o col razzo. Non riesce a beccarlo col razzo. Prova col pompa, non riesce a beccarlo col pompa. Cioè io sono morto da uno che sta missando tutte queste cose comunque. Vorrei farlo comunque per tenere presente a chi mi sta guardando che lui mi ha ucciso. Lui che è un pippone. Cioè vabbè, pippone, non è scarsissimo. Però non è neanche tutto sto granché. E con lanciarazzi non è che se la cava troppo bene. Però vabbè, mi ha ucciso. Dai, tira un po' con lanciarazzi a caso nelle mura, tipo dentro quella porta lì in legno, bro. Vai. Sta prendendo danno. Sta prendendo danno per tutto il fuoco. Però ha un bel IQ, Non è male a prendere le decisioni. Pure ha infuocato tutta la casa, dai. Una mente molto elastica. Dopo sale sulla casa. Ma usa il pompa al posto che usare il lanciarazzi, bro. Usa il pompa. Non ce la fa col lanciarazzi perché continua a volare via col martellone. È una sfida. È strana, una sfida difficilissima. L'avversario ha pure finito i materiali, quindi se ci muori vuol dire che sei proprio una pippa. Let's go! Quello che mi ha ucciso ha vinto la partita. Signori, la Random Boss Hulk Challenge è finita. Vi ringrazio, mi raccomando, codice Calpis nel negozio oggetti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!